portato tante caricature a tanti VIP, sì, uno in particolare. Sì. Ne ho portati in tanti, però quello più, diciamo, che mi ha emozionato a livello viscerale, va, perché comunque sono da piccolo che lo ascolto e sono stato in Negramaro, cioè Giuliano San Giorgi di Negramaro, che l'ho incontrato a Caserta, e ho avuto l'onore, insomma, di dargli la sua caricatura, mi ha fatto i complimenti, ci siamo fatti la foto. È stata quella sudata, perché sì, lo perché aspettavi comunque, da bambino. Sì, da bambino comunque ascoltavo, cioè, il mio cantante preferito, ho tutta la sua discografia, l'ho seguito in vari concerti a Milano, a Roma, a Napoli anche, proprio all'improvviso trovartelo davanti, che ti fa lui complimenti a te, è un fatto bellissima. Un po' surreale, perché dice, ma è possibile? Invece è successo. È successo. A Ibiza invece Bob Sinclair. A Ibiza invece ho incontrato Bob Sinclair, David Guetta, Avicii, vari DJ, insomma, per chi ama il settore della discoteca, della musica, insomma, vari DJ di calibro internazionale. Però Ciro, quello che mi sono avvicinato, dagli anche la caricatura, è stato Bob Sinclair. Ciro, per chi ti vuole aggiungere su Facebook? Allora, una pagina Facebook, Shallop Art, che è il mio, diciamo, brand che adesso sto iniziando anche a formalizzare a livello platonico, tra virgolette. Poi il mio profilo normale su Facebook è Ciro Shalò, è un canale YouTube che si chiama sempre Shalò Part oppure caricaturista Ciro Shalò. Ciro, io so che tu ci hai portato questa sorpresa, però io non farla vedere per ancora. Per scaramanzia la facciamo vedere la dopo, facciamo quando vedere viene anche dopo, Giusy, quando sì. Appena arriva Giusy. È un piccolo pensiero che ho fatto per voi, dedicato anche al programma, insomma, che show napoletano. Sì, perché giustamente, magari per chi non lo sa da casa, certo. Quando vedono da uno schermo una trasmissione, cioè, dietro alle quinte c'è un sacrosanto sacrificio, cioè, certo. È proprio come una sinergia che tutti si riuniscono per creare questa situazione magica, che poi realizzano queste cose che trasmettono emozioni a tutti i partecipanti, anche chi sta dietro le quinte, soprattutto io, da casa. Io questo dicevo, sono 8 puntate, però è come se ne fossero 58. Sì, perché comunque un artista qua si sente di casa, viene qua, ecco, parla di sé, della sua arte, espone, conosce nuove persone, prende contatti, insomma. È una bella sinergia. Sì, si pubblicizza a 360 gradi, vero e proprio. Ciro, allora con te ci vediamo dopo. Va grazie benissimo. Al nostro amico vignettista, la vignetta che gira, Ciro Shalò. Grazie. E adesso, lady and gentlemen, è arrivato il momento della musica, del nostro ospite Canoro, ed è qui con noi. È qui con noi da più puntate, è qui con noi da più settimane. Lui subito ha creduto nel nostro programma e subito è voluto essere qui con noi, signore e signori, la voce magica di Lele Manna. Buonasera. Buonasera, come stai? Buonasera, vuoi benvenuto. La come sto? Tutto bagnato, perché fuori piove, ma è il bello della diretta. È vero. Buonasera ai telespettatori stasera, da casa. Stasera veramente è un tempo particolare, ma sì, già da sì. Ieri. Però la cosa bella è che voi state qui nel nostro salotto, nella nostra magia televisiva. Stiamo e state a casa. Qui. Stiamo a casa, stiamo a casa. Un po' di traffico per le strade, però ci siamo riusciti e siamo qui nello studio a questo magnifico programma Show Napoletano. E questo mi fa piacere. Lele, io sto qui come ogni lunedì perché Show Napoletano, unitamente con Occhio all'Artista, credo che sia un programma non solo per le persone adulte, ma per i bambini, per gli amici, perché tratta un po', diciamo, di spettacolo, un po' di cultura, un po' di musica, un po' di teatro, un po' di... Sì. Insomma, è un variegato di emozioni. Sì, sì. Tipo come una cassaforte del tesoro, c'è tutto e di più. Non manca nulla a questo programma, quindi è proprio un programma per l'intrattenimento del pubblico, di chi ci segue da casa. A me fa piacere che ho conosciuto la tua bella voce, fa piacere. Grazie. Che sei una persona che collabora con come se fossimo una famiglia proprio, si sì, è creata sì, sì. Un al di fuori del lavoro che io faccio, se prendo a cuore un programma e una persona, do il meglio di me e d'altronde mi aspetto anche il meglio da chi lo riceve da me. Certo. Quindi nulla toglie che se do il cuore a questo programma è perché ci credo, ci sono persone magnifiche ogni lunedì che vengo qui. Ormai si è creata una famiglia, Giuseppe, quindi è proprio bello di questo programma ed è anche bello sapere che il pubblico ci segue da casa e i riscontri si vedono e stiamo sempre qua. E stiamo sempre qua. Lele, che cosa ci fai ascoltare?
Questa sera vi faccio ascoltare una canzone che mi ha dato soddisfazione nel mio primo album che feci in cover, ed è la canzone di Pupo, Su di noi, che la vado a cantare questa sera. E alziamoci, signore e signori, Lele Manna, Su di noi, prego. Grazie. Su di noi ci avresti scommesso tu, su di noi e vendi un sorriso tu, e se lo vuoi cantare, sognare, sperare così. Su di noi gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola. Su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portarti dal vento, non chiedermi dove si va. Noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore quella. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Su di noi ancora una volta, dai, su di noi. Se tu vuoi volare ti porto lontano nei campi di grano che nascono dentro di me, nei sogni proibiti di due innamorati, nel posto più bello che c'è. Lontano dal mondo, portarti dal vento, respira la tua libertà. Giocare un momento, percorsi incontri, per fare l'amore quella. Nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Mi stavi vicino e non mi accorgevo di quanto importante eri tu. Adesso ci siamo, fai presto, ti amo, non perdere un attimo in più. Ancora una volta, dai, su di noi, di te non mi stanco mai. Su di noi, ancora una volta, dai, su di noi, di te non mi stanco mai. Na 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 na, noi solo noi, su di noi solo noi. Na 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 na, noi solo noi, su di noi solo noi. Signore e signori, Giusy Brillante! Eccolo qui! Giusy Brillante! Oh, è venuta proprio quando sono entrato io. Sulla canzone Su di noi ci doveva essere forse Brillante. Signore, un applauso ai conduttori di questo programma, Giuseppe Napp e Giusy Brillante, e ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Lele Manna! Giusy Brillante, eccola qui. Allora, Giusy, saluta il nostro pubblico. E qualcuno diceva, ma Giusy non c'è stasera. E può essere, ma noi facevamo show napoletano senza Giusy Brillante. Eccola qui, Giusy Brillante. Giusy, come va? Tutto bene? Tutto bene. Ti trovo... Il parrucchiere mi ha fatto fare tardi. Il parrucchiere è sempre in ottima forma. Facciamo un primo piano a Giusy Brillante. Regia, grazie. Facciamogli un grande primo piano. Vai, vai, più centrale. Giusy, vai, come facciamo sempre ogni lunedì. Eccoci qua. Eccoci qua, la tua, la cartellina a te, ed eccola qui, Giusy Brillante. Allora Giusy, noi ci siamo, io nel frattempo vorrei far ritornare
perché tu sei arrivata, io l'ho intervistata, ma sappiamo che sabato c'è una cosa importantissima e mo te la posso svelare perché tu non sai niente, però adesso è il momento di poterlo svelare. Sabato c'è il premio internazionale Città di Napoli, premio Memorial Libero Bovio, sabato 12 novembre dalle ore 15 alle ore 19 al complesso monumentale di San Severo al Pendino in via Duomo 286 Napoli. E la nostra Giusy Brillante, voluta dal nostro dottor Cavaliere Generale di Divisione presso Roma, ha voluto che la nostra Giusy Brillante, direttamente da Show Napoletano, diventasse Miss Academy International Federico II di Napoli. Io faccio entrare Mimmo Cannone, il dottor Mimmo Cannone, in alta uniforme, in modo da fare l'indosso ufficiale. Vi do il microfono, prego. Io ho bisogno di dire poche cose perché la sua presenza già si distingue e lo merita. Però volevo fare una precisazione. Tu mi hai presentato come generale, io sono felice. Però io sono generale e meglio, diciamo, dettagliare precisamente. Generale del Corpo Sanitario Internazionale, Legione Croce Rossa Garibaldina. Che bello. Da non confondere con il generale dei Carabinieri. Certo. È giustissimo, ma non solo generale di tutto, di veramente di quello che è l'onulus, di quello che è il volontariato, ma voi siete anche giornalista, diciamolo, siete presidente dell'Accademia Federico II. Sì, indegnamente rappresento l'Accademia Federico II. Facciamogli un applauso, non indegnamente, meritatamente. E quanti anni di carriera sono? Quasi 40. 40 anni di carriera. Signori e signori, qui mi fregio di avere in diretta televisiva su Prima TV Napoli il dottore, il cavalier Mimmo Cannone. Grazie. Io vi aiuto. Io volevo solamente far presente una cosa, perché diciamo nel simposio ultimo scorso che si è tenuto dell'Accademia, sì, abbiamo fatto delle selezioni di ragazze che appartengono quindi all'Accademia, e questo insomma è per me un grande onore e orgoglio che il Senato Accademico deliberatamente ha stabilito che la più meritevole come fisico, come personalità, come spigliatezza merita la fascia di Miss Accademia Federico II di Napoli, eccola qui, la quindi grazie, gliela facciamo indossare, certo. Prego, fate stesso voi, vi mantengo io il microfono. Mentre indossiamo la fascia Giusy Brillante, la facciamo, eccola qui, la indossiamo, Miss Academy Federico II di Napoli, tutto qui in diretta televisiva. Giusy, vai al centro, facciamo un primo piano, regia. Eccola qui, complimenti. Voi ci prendiamo, se mi fate arrivare anche un'altra cosa importante, lasciamo un primo piano a Giusy Brillante per cortesia. Dottore, voi continuate il vostro encomio mentre io arrivo subito. Giusy Brillante è una ragazza che si è distinta tra le tante perché lei è frequentatrice dell'Accademia, anche se per adesso è solamente una cadetta, però è una cadetta Miss, per cui il nostro percorso nel mondo della moda e nello spettacolo probabilmente inizierà da Giusy Brillante. Credo grazie che mille. È un auspicio di buon augurio. Grazie mille, sono molto fortunata perché mi piace, voglio intraprendere questa carriera, voglio arrivare molto in alto, voglio diventare modella, voglio far parte del mondo dello spettacolo perché sento che mi appartiene. Sicuramente lo sarai, bisogna perseverare. E io guardate qui che altro ho, perché giusto che questo è un regalo proprio che ti faccio io come presidente dell'Accademia Federico II ed è meritato. Prego. Grazie mille. Complimenti, io che dire, questa era una cosa che dovevamo fare in diretta televisiva. Io come sono venuto l'altra volta in diretta ho ringraziato tutti quanti, il pubblico,
sì. E soprattutto gli artisti che si esibiscono qua, che comunque sono tutti invitati per sabato pomeriggio. Ore 15, ore 19, complesso monumentale di San Severo al Pendino. Via Duomo 286, Napoli. Signori e signori, Mimmo Cannone, grazie Domenico Cannone, il cavalier Domenico Cannone e generale del Corpo Sanitario Internazionale direttamente da Roma, diciamolo. In forza al comando di Roma. In forza al comando di Roma. Grazie Domenico Cannone. Grazie mille. Giussi, sei veramente sono straordinaria. Senza parole. E adesso devo fare un'altra cosa, Giussi, per te stasera, una serata di sorprese. Ancora sorprese per te. Se la regia ci dà un primo piano sempre a Giussi Brillante, eccoci qua, io voglio presentare colui che già ho intervistato e ha detto io voglio far vedere una cosa al pubblico che ho portato da casa per voi. Ho detto aspetta, appena arriva Giussi facciamo una cosa importante, perché io non l'ho svelato a nessuno, faremo vedere anche questa tua opera. Signore e signori, Ciro Scialò! Buonasera Ciro. Eccoci qua. Ciro, io ti microfono, okay. Eccoci qua. Ah, boh, ce ne sono due. Ecco qua. Niente, Giuse, come ti stavo dicendo prima, ho preparato una piccola vignetta dedicata a te, a Giuse, al programma. Adesso me la do un attimino. Sì. In modo che... fai con calma, tanto noi siamo rigorosamente in diretta televisiva, sono le ore 19:30. E questa è tua. E questa, che bello, madonna mia, spettacolare. Signore, facciamo vedere, signori, anche al pubblico. Facciamola vedere anche al pubblico. Oh. No, io lo devo dire in napoletano. La vostra caricatura. Cioè, fa. Questa è la nostra caricatura, vai, show napoletano. Caricatura che rappresenta anche un po', diciamo, la locandina del programma, insomma. È bellissimo, come veramente. Come ti promisi l'altra volta che ti disse della portare anche a te. Grazie. Stasera, grazie momento. Mille, bellissimo. Anche con il giusto decoro. Anche particolare, ovvio. Ah, c'è anche il bellissimo. Con il giusto decoro anche. No, ma lui, Ciro Scialò, è un artista che a me fa impazzire, perché guarda il dettaglio e il dettaglio è proprio di casa, è lui. Grazie, grazie Ciro Scialò, grazie alla tua arte. Gli applausi anche dal vivo nello studio, grazie. Grazie mille. E io adesso vado a presentare subito un artista che è qui con noi da più puntate. È un artista veramente che ha una bella voce ed è un grande amico, e lui è Lino Attanasio. Eccolo qui. Eccolo qui. Buonasera. Buonasera. Cioè, eccoci qua. Come va? Tutto bene? Bello della diretta. Eccoci qua. Bello della diretta. Il bello della diretta. Noi siamo rigorosamente in diretta televisiva. Sono le ore 20. Quasi 20, siamo qui sempre show napoletano, è un piacere. Show di tutte maniere. È uno show di tutte le maniere possibili ed immaginabili. Poi con questo tempo, tu lo sai, ovviamente gli artisti corrono, tutti vanno di fretta, però la cosa bella è di essere qui in diretta televisiva. Certo. Canto e passione. E passione. La tua passione qui dagli studi di Prima TV Napoli, signori e signori. A voi Lino, Lino Attanasio, prego. Canzone, scrivami, dammi, si dice dire tutto va cagna, e questo sogno tu puoi realizzare. Questa passione forte dentro me, esti un sigillo, seguirò con te. Lo saccio pure che è difficile, ma io ci provo proprio come te. Ho questa emozione che amo provo dentro me. Tu non lo c'è faccio canto cuore. Canto per tutti innamorati, canto perché io sono cresciuto questa passione. Canto perché rimane sposo
sono questa voce Napoli, mamma. Canto però non ci credo ancora, canto perché credo che l'amore piace stare in te canzone e non può mai averne. Ed era Canto e Passione, testo e musica. Canto e Passione, testo e musica, Francesco Francese. Bene, Lino, so che in produzione stai per fare un'altra canzone. Sì, sì. Domani iniziamo. Sul testo si ci sta nata. Testo Lino Attanasio, Francesco Francese, musica Francesco Francese. Si ci sta nata. Grazie a Lino Attanasio. Ok. Grazie Lino, grazie. Dopo. Allora, adesso è arrivato il momento di sentire un altro grande artista, un'altra bella voce e un artista che io ho sentito perché lui era nella compagnia di Rosetta Amore, non vo' portato all'estero, al Teatro Don Bosco di Napoli, ma lui è un artista che canta da tantissimo tempo. Il suo nome veramente lo avrete sentito tantissimi staranno all'ascolto, lui è Mirko Ferri. Eccolo qui. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao Mirko. Ciao. Mirko, io ho detto che a te ti conoscono in tanti, ci accomodiamo, sì, un attimo. Ci accomodiamo un pochettino. Perché comunque canti da tempo, sei, sì, stato al Teatro Don Bosco di Napoli dove ti ho visto. Sì, sì. E lì nel momento in cui hai cantato, il teatro è andato un attimo in subbuglio, diciamo così. Sì, è stato il mio primo debutto là, diciamo, con Aldo e la signora Rita Siani, la grande Rita Siani. Sì, è stato veramente un bel momento, sia di teatro ma anche di canzone. Infatti veramente è stata una bellissima serata. Mirko, qua che cosa ci farei ascoltare? Allora, vi faccio ascoltare due brani. Sì. Uno già tu lo conosci, si chiama Un figlio di Napoli, scritto dal maestro Francesco Francese. E un altro porta per titolo Quando vera d'annamur, dal mio primo album Anima e Cuore, scritta dal maestro Vincenzo Lucarelli e Mariano Alfano, che li saluto. Mirko, se qualcuno ti vuole aggiungere, come fare? Mirko Ferri, Filippo Salemme, ti può aggiungere direttamente a Facebook. In un primo momento che cosa ci fai ascoltare? Quando vera d'annamur. Quando vera d'annamur, ci alziamo, prendiamo il centropalco perché qui da Show Napoletano, signore e signori, c'è Mirko Ferri. Troppi voti ci siamo lasciati, ma tua roba mi sembra chiamata e stanotte son chi a te chiamare. Quanti volte ne avevamo parlato, ogni volta tu sei sempre chiagnuto, e a così sto facendo pure. Vita mia, non si addorme nei ricordi.
sensi di non è mai capitato. Dimmi come si fa quando viene dall'amore, quando ti fa male al cuore, quando ti manco respiro, mi darete pure a te. Quando in notte stai sciutato a pensare, si da pensare, aspettando che venne caniente e cagnate, e ricordo le sembra abbracciate, e tremavo da macchina mia. Sto soffrendo ma non è fornuto, voglio a te, voglio che le navote, a purezza morire per me. Cuore mio, un signore, una scusa, una ferita, una bugia, è una verità che non si è nascosta. Dimmi come si fa quando viene dall'amore, quando ti fa male al cuore, quando ti manco respiro, mi darete pure a te. Quando in notte stai sciutato a pensare, si da pensare, aspettando che la voce cantrice voglia te. Vado avanti, sto facendo questo progetto insieme alla mia produzione, Filippo Salemme. Niente, sto facendo questo percorso, veramente mi piace, veramente lo sto facendo con piacere. Mirko, io ti voglio dare ancora il pubblico a te e lo studio te